Allora, è il primo seminario del 2022, tra l'altro un seminario che ha come tema quello che sarà il tema di Assisi a metà di maggio. Questo argomento apparentemente molto semplice, fratelli tutti, voi sapete che però il termine fratello a volte è anche foriero di conflittualità, penso alle questioni tra i fratelli e le sorelle, perché in questo caso non c'è differenza di genere per quanto riguarda le eredità. Quando accade che i genitori scompaiono, c'è una guerra che spesso accade relativamente all'essere fratelli e sorelle. Quindi in sé è molto buona la parola fratellanza, perché ci porta e ci evoca narrazioni molto alte. Chiaro che il riferimento è all'enciclica di Papa Francesco e a quel bel testo del Laboratorio Fraternità, che diventerà un punto di riferimento nei prossimi mesi relativamente al percorso che ci porterà ad Assisi. E il seminario di oggi vuole approfondire, soprattutto con Sergio e poi anche con le persone che si sono preparate, che avranno un dialogo con Sergio, sarà tutto condotto da Vanna, su proprio iniziare questo percorso, questo, diciamo, continuità col laboratorio di Parma. Facciamo anche un laboratorio nel nostro piccolo, però con una pretesa almeno nazionale, nel portare avanti un ragionamento che è non meramente religioso, che comprende anche la dimensione delle fedi, delle spiritualità intese in senso religioso, ma anche le spiritualità laiche, antropologiche, che ci proiettano relativamente a come affrontare la crisi del nostro tempo, che è molto complessa, che parla di distanziamenti. A tale proposito, io volevo iniziare attraverso un breve video che riguarda un funerale di Stato che è accaduto recentissimamente, mi pare fosse venerdì, di Davide Maria Sassoni, e in particolare lì sono stati fatti dei ragionamenti, dei discorsi molto alti, devo dire, no? Con una sorta di narrazione programmatica di come sarebbe bello fosse il futuro, a partire da un presente che però stenta a decollare, perché siamo ancora, per esempio, per quanto riguarda le nostre piccole cose di questo mondo, nel teatrino assoluto della politica relativamente all'elezione del Presidente della Repubblica, che simbolicamente nella nostra Costituzione dovrebbe rappresentare il super partes, anche questa è una forma di idealizzazione naturalmente, e dovrebbe garantire quei principi contenuti soprattutto nella prima parte della Costituzione, che sono il frutto poi di una crisi profonda che riguarda il mondo intero, ma anche e soprattutto il nostro paese, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ci proietta verso un percorso che avrebbe dovuto essere intriso della ricchezza del diritto individuale, ma anche ecologico, della giustizia sociale, della tutela e promozione della salute come valore comunitario. E in questo fate girare anche il bel testo di Sergio relativamente alle case di comunità, questa grande prospettiva ideale che però noi dobbiamo trovare il modo per poter costruire anche a partire dal nostro piccolo di club ecologico-sociali, ecologico-territoriali, degli alcolisti in trattamento, chiamateli come volete, che hanno disatteso un compito che il fondatore aveva dato, quello di costruire i centri alcologici territoriali funzionali, adesso mettendo anche tra parentesi l'alcologico, ma immaginare di poter costruire un centro ecologico, sociale, antropospirituale a carattere funzionale che accoglie in sé tante problematiche e contraddizioni del nostro tempo e promuova stili di vita che sono propensi alla partecipazione,
alla consapevolezza di una vita comunitaria che non è meramente una scelta, ma è l'espressione stessa della nostra appartenenza al mondo dell'ecologia, che oggi disattendiamo relativamente anche alla crisi sanitaria. È una cosa seria, naturalmente, ci sono dei distanziamenti, ma ci sono anche dei muri che vengono generati e anche c'è una forma di riduzionismo che in qualche modo sta rimedicalizzando e ripsichiatrizzando la sofferenza umana. E non significa lasciare fuori dalla porta medicina e psichiatria, ma sarebbe necessario che non si ergessero come arbitri super partes a partire da una presunzione di un sapere assoluto oggettivante, ma con molta umiltà, come si conviene alla scienza, partecipare a una dimensione autenticamente comunitaria. Ecco, dopo questa breve introduzione, ma possiamo farlo dopo quello dei tigli di Sassoli. Sì, perché se sono ci chiediamo Sì, la registrazione. lo facciamo alla fine. Adesso purtroppo non ci sono interviste, Allora, quindi adesso penso però che do non la sarebbe. parola a Vanna che No. cerca di costruire un dialogo con Sergio relativamente non solo al testo del Laboratorio Fraternità, ma anche ad alcuni tratti che nel vissuto di ciascuno di noi possiamo riscontrare in due encicliche, quella della Laudato Si' e del Fratelli Tutti, entrambe sicuramente corroborate da una grande tensione verso l'ecologia profonda, ma anche verso una grande attenzione, giocando localmente, cioè tra il globale e il locale, e rimandandoci anche a una interpretazione politica in senso anche questo alto, la politica con la P maiuscola, non quella così un po' strategico, tattica probabilmente, più che strategica, che cerca semplicemente di mantenere le cose così come stanno. Darei la parola a Vanna che condurrà questa giornata. Allora, con un piccolo cambio di programma, perché prevedeva che la nostra giornalista fosse presente per fare l'intervista a Sergio, e quindi invece non c'è, non sappiamo come mai, non abbiamo notizie. E quindi, insomma, ecco, ma manca questa parte iniziale delle interviste, ma non c'è problema perché andiamo subito, diciamo così, facciamo in un altro modo anche Sergio. Io in realtà do praticamente solo la parola a questo punto a Sergio rispetto a questo tema che abbiamo incominciato anche a. Io disattivo i microfoni e ognuno controlli di avere i microfoni disattivati. Ecco, a parte Sergio, ovviamente. A parte Sergio. Io chiedo per cortesia, se tutti sentono bene perché io sento molto molto basso. Sì, io sento bene. Tutti sentite pure? Io Io sento sento molto tutti lontano, comunque. Ho il microfono proprio davanti, forse deve alzare il volume, Vera, del suo. No, diciamo che più di così non riesco, abbiamo provato, non siamo riusciti. I microfoni al massimo ce li abbiamo anche Sì, qui. altri segni. Pazienza, allora, pazienza. Allora, quindi andrei subito a, come si può dire, no? A dare in qualche maniera, insomma, la parola a Sergio, a partire da questo tema che, come insomma, ha detto Franco, è un tema che per noi ha incominciato a essere presente nelle nostre conversazioni, nei nostri approfondimenti, nelle nostre meditazioni. Perché è anche tema che noi abbiamo nel nostro percorso, perché il congresso di Assisi appunto sarà su questo tema della fraternità, ma è un tema che ormai sta diventando non, sicuramente l'enciclica di Papa Francesco
È come se avesse proprio aperto, no, in qualche modo questa porta di riflessione che si sta in qualche maniera espandendo, mi viene da dire, a macchia d'olio, perché ormai anche nel campo i pensatori di questo tempo, nel campo della sociologia, della filosofia, della psicologia, stanno incominciando a riflettere su questo tema della fraternità. E a me è venuto in mente, quindi mi sono accorta di quanti stanno dibattendo, scrivendo su questo tema, e mi è venuto in mente quella frase che diceva sempre Udolin: ognuno parla sempre di ciò che gli manca. E quindi evidentemente questa riscoperta, che poi tra l'altro quasi tutti, no, si ritrovano a citare, sicuramente lo farà anche Sergio nelle sue riflessioni, questa terza parte della triade libertà, eguaglianza e fraternità, e si sono accorti tutti quanti che la terza parola, fraternità, era stata in questi secoli che sono trascorsi da quando è stata, questo motto è stato coniato, è una parola che è stata man mano dimenticata, e con le conseguenze che abbiamo sotto gli occhi tutti. Quindi questa, la necessità di questo recupero, di questa parola, di questo concetto, che con la necessità veramente di ridefinirla, di ridefinirla in questo tempo, in un tempo che prima ancora effettivamente che succedesse questo grande sintomo collettivo che è la pandemia, che possiamo proprio chiamare questo sintomo collettivo universale proprio di un disagio della civiltà in senso lato proprio, e come Sergio anche in molti passaggi delle cose che scrive mette anche in evidenza, non era mai successo qualcosa di simile fino ad ora, ed è interessante perché anche rispetto a questa triade, no? Quando si della libertà e libertà, eguaglianza e fratellanza, è interessante perché sia le parole libertà ed uguaglianza sono riferibili a dei diritti, no? Tipo non so, la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di movimento, e anche l'uguaglianza, l'eguaglianza di genere, l'eguaglianza di stato sociale, insomma l'eguaglianza, mentre di qualche cosa, no? Mentre la parola fraternità non ha un genitivo. Cioè, la fraternità dice, e non c'è un genitivo della fraternità, ma che è qualcosa che richiama e rimanda alla relazione. Cioè, proprio potentemente alla relazione, cioè quella condizione ineludibile, ineludibile, e che ha incominciato a essere potentemente elusa anche proprio da macro fenomeni nei quali già prima negli ultimi decenni, insomma, abbiamo visto svilupparsi in maniera molto inquietante, come la nascita di muri, di figli sfinati, perché sappiamo di frontiere, di mari invalicabili, no? Cioè, quindi questa, diciamo così, questa grossa crisi anche della relazione che abbiamo incominciato già da parecchio tempo, insomma, ad assistere drammaticamente. Ora, ecco, quindi attraverso appunto il grosso contributo che Sergio ci darà, e poi alcuni di noi hanno preparato degli interventi, quindi delle riflessioni che dopo ascolteremo. Adesso io lascerei a Sergio, cerchiamo di fare dove ti lasciamo lo spazio che desideri prendere, tu Sergio, per fare questa, per introdurci, no, nella complessità di questo termine,
così complesso e così prezioso che in questo momento appunto pare stia diventando agli occhi di molti come un concetto fondamentale, come si può dire, un universo di senso con cui rileggere la riorganizzazione da quella, diciamo così, delle nostre vite, proprio delle nostre vite, anche a partire da ognuno di noi, alle nostre organizzazioni sociali. Nel testo, quello che Laboratorio Fraternità, mi era piaciuto c'era l'ultimo, mi sembra, articolo scritto da Matteo Truffelli, che parla di una riflessione elicoidale, no, Sergio? E dove appunto mette in evidenza come questa enciclica, come Papa Francesco in questa enciclica ci sia un continuo passaggio tra il personale, tra la dimensione personale, mi verrebbe da dire individuale, no? Perché non c'è nella fraternità non c'è una negazione dell'individuo, ma questo, anzi, secondo me, io penserei anche ad una rivalutazione in termini di responsabilità, mi verrebbe da dire, no? Perché la fraternità non è l'annullare la responsabilità personale come punto fondamentale anche di partenza per qualunque processo. Per qualunque processo sociale e comunitario, e quindi in questo movimento continuo tra la dimensione individuale, letta in questo senso, e quella globale, quindi questo continuo movimento che dovrebbe essere un po' il movimento dei nostri occhi, della nostra vista, dei nostri sensi, di tutti i nostri sensi, come visione e anche come cognizione per pensare e ripensare a come evolvere, insomma, a partire dalla situazione che stiamo vivendo. Bene, Sergio, allora adesso ti metto anche in evidenza, come ti mettiamo grandi grandi che così ti vedono tutti. Eccoti qua. E penso che allora, Sergio, io credo che quasi tutti qua ti conoscano, ma per chi non ti conosce, se c'è qualcuno che ancora non ti conosce, dico che sei professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Parma e membro del centro interdipartimentale di ricerca sociale nello stesso Ateneo, dove attualmente insegni sociologia delle emozioni collettive. Sociologo di fama internazionale e siamo felici di averlo come amico qui con noi. Diciamo interregionale in questo momento. Tutto molto esagerato, ma non è questo... No, la cosa... intanto, ovviamente, vi ringrazio molto, anche più di quello che riesco a esprimere in poche parole. Mi aspettavo di essere intervistato e non ho preparato nulla, ma dico la verità, non avrei preparato nulla lo stesso. Io ho un ricordo molto bello dei nostri incontri dell'anno scorso, quasi 2 anni fa. Mamma mia, mi è sembrato di tornare a così insieme a voi, a tornare a riflettere in fondo sulle stesse cose, altre, eccetera. Per cui mi sono tranquillizzato dal fatto che sarebbe stato una giornalista che mi faceva delle domande. Sarei partito da lì per rilanciare altre domande, ma faccio finta di essere intervistato a partire dalle cose che voi avete detto adesso, che ormai credo che abbiate detto tutto l'essenziale, in verità.
Però credo, al di là, quello che si dice sempre, essenziale o non essenziale, ma la cosa più essenziale di tutte, credo, sia che ci troviamo qui insieme a fare qualcosa, perché discutere insieme, incontrarsi, purtroppo non in presenza, mi sarebbe piaciuto ovviamente essere lì e spero proprio che quanto prima sia possibile venire lì personalmente, ma per colpa della Lorena che non ha voluto, scherzo. Ci tocca, no, per rispetto, credo, delle regole che in questo momento dobbiamo sapere usare al meglio possibile, insomma, non so chi. Però è molto importante, credo, innanzitutto questo fatto, cioè il fatto che ci troviamo in tanti, quanti importa il numero, ma insomma siamo un gruppo, un insieme, dentro un percorso che è il vostro percorso. E quindi siamo in un accadere di cose importante e io vi ringrazio anzitutto di questo. Non è semplice, non è comune di farmi sentire parte anche di questo percorso molto concreto, vero, perché penso che poi sia questo il tema politico. Mi viene da dire tra virgolette, ma non metterò le virgolette. Politico, è il tempo nel quale queste cose sono importantissime. Il tema della fraternità, io credo che dal punto di vista, come dire, della traduzione più politica, più immediata, è anzitutto questo. Il fare fraternità, fare gruppo, il trovarsi a chiedersi ma che cavolo sta mai succedendo, che non è mai successo qualcosa del genere, che cosa ci dice e che cosa, come ci sentiamo e come possiamo muoverci dentro questo mondo che è ormai diventato un mondo, come veniva giustamente detto, contemporaneamente molto personale e globale come non è mai stato, planetario. Forse è più bella la parola planetario, perché la parola planetario dice il pianeta, e nel pianeta c'è tutto, tutti gli altri viventi, tutti i non viventi, tutto. No, quando diciamo planetario diciamo qualcosa che da un lato non ha confini, e però contemporaneamente attraverso la parola pianeta, planetario, riusciamo a percepire che siamo parte comunque di un qualche cosa di vivo e che si muove da 4 miliardi e mezzo di anni. E a noi tocca vivere il qui e ora, che è una dimensione molto importante. Magari cercherò di tornarci sopra dopo, ma per la mia generazione, poi io ovviamente non parlo a nome della generazione, un modo di dire, parlo a nome della generazione Sergio, ma credo che anche altri come me, ma non è che mi nascondo dietro il fatto che presumo che anche altri, tanto parlo per me e dico, è vero, io sono venuto al mondo, in un mondo che pensava all'avvenire. Tutto il tema della fraternità era dentro il racconto di un avvenire, di un presente che si muoveva verso un avvenire, il sol dell'avvenire. Io vengo da una famiglia molto comunista, che prima era stata, prima che ci fosse il Partito Comunista, era già molto socialista, e ai funerali dei miei due nonni maschi, delle nonne no, ma in tutti i funerali ci furono le bandiere rosse, ma in quella dei due no, e una anche a metà tra il prete davanti e le bandiere rosse dietro. E gli altri, i due nonni avevano anche la banda che suonava, e loro ci tenevano particolarmente, suonava l'inno dei lavoratori, dove si dice su fratelli, su compagni, su venite in fitta schiera, sulla libera bandiera splende il sole dell'avvenire. Questo
io sono venuto fuori dentro, sono venuto al mondo in questo mondo, no? E attraverso traumi vari, non attribuisco alla parola trauma un significato necessariamente solo negativo, un trauma, trauma pandemico, un trauma, non si scappa, no? È una cosa di cui, che ci ha colpito profondissimamente, non sappiamo neanche noi, non riusciamo ancora a capire a che profondità ci ha colto. E però contemporaneamente è accaduto. Non è possibile tornare a un prima e dire ma se avessimo fatto non ci sarebbe stato. Qui siamo. E quella che chiamiamola così la mia generazione, la generazione Sergio, si trova da vario tempo, non da adesso, ma adesso in modo molto acuto, a cercare di elaborare anche questo trauma. Cosa vuol dire essere qui e ora, in questo tempo in cui sta accadendo tutto questo? Il tema della fraternità è molto legato a questo, a questa dimensione, a questo, a questo nostro vivere, a chiederci oggi che cosa ci sta accadendo qui e ora. Altrimenti diventa un tema, come dire, moralistico, sì, va bene, vogliamoci bene, ma questo lo sappiamo già, non è che c'è bisogno di ripetercelo, che è meglio volersi bene piuttosto che volersi male, giusto? Però che cosa significhi oggi è davvero difficile e credo forse per me, almeno per la mia generazione, ha questo aspetto di, cioè mi costringe a ripensare tantissimo, non da ora, perché per me il tema della fraternità è un tema che adesso non voglio fare quello che dice, l'ho detto prima il Papa Francesco, perché c'è stato sempre comunque qualcuno prima che l'ha detto, per cui non c'era già il tema Caino e Abele, non è propriamente nuovo. Però è vero che insomma io ho cominciato a rifletterci in un modo particolarmente acuto ormai da una decina di anni, proprio per cercare di rielaborare questo tempo che adesso si è radicalizzato in un modo, questo tempo esterno-interno. Io ricordo sempre questa frase bellissima di Gregory Bateson, che come alcuni o molti di voi sanno, considero diciamo, un maestro che non ho conosciuto, ma insomma con cui continuo a dialogare, che diceva tutto ciò che accade all'interno, comincia una conferenza così, no? Tutto ciò che accade all'interno e quello che accade all'esterno sono più o meno la stessa cosa, dicevano in modo molto informale, e dice, non lo dico come se fossi un buddista, lo dico come un lavoratore delle scienze occidentali, un manovale delle scienze occidentali, cioè come dire autoevidente, ma non è affatto autoevidente, lo sappiamo nel nostro tempo, no? La nostra tradizione, nell'insieme della tradizione occidentale e anche, vorrei dire, anche nell'insieme, su questo magari sarà interessante discutere, anche nella grandissima parte, nella parte maggioritaria, chiamiamola così, della tradizione cristiana. Vado molto ruota libera. Papa Francesco, nel richiamare San Francesco nel nome e nelle encicliche, compie un gesto che dentro la, chiamiamola forma mentis religiosa, che ovviamente non è mai solo nel qui e ora storico, anche se c'è sempre, ma si misura con tempi, anche con l'eterno. Ora, richiama un santo, una persona, un essere umano, che è vissuto secoli fa, molto prima del Concilio Tridentino, e che ovviamente anche questo sarebbe interessante discuterne, che se andiamo a esaminare quello che cercava di dire, fare, era persino uno che riprendeva un cristianesimo pre-costantiniano, precedente alla nascita del potere temporale
della Chiesa e, del, e della cristianizzazione del, del mondano, con un terzo secolo, quindi una cosa Costantino, antica e profonda, che non è soltanto cristiana nel senso strettamente religioso, perché da allora, forse, come dice non solo io, ma in vari, insomma, per molto prima di me, e anche più autorevolmente, ma penso a un Ivan Illich, beh, forse quella che noi chiamiamo modernità oggi, forse per molti, per una, non per tutto tutto, ma per alcuni aspetti importanti, parte con Costantino, con la, una certa cristianizzazione del, del mondano, rispetto alla quale Francesco è un'eccezione, non a caso poi sbuca, dopodiché quasi non è più rilevante, a parte metterlo ovviamente su qualche altare perché lo si veda, ma la storia concreta è stata una storia di una modernità che quei temi, il tema che oggi cerchiamo di esaminare o su cui cerchiamo di discutere, che è il tema della fraternità, forse era lasciato da parte. Ora, Papa Francesco, riprendendo, lasciamo da parte in un senso che dirò meglio dopo, ma Papa Francesco, nel riprendere oggi, 2020, 2000, questi temi, e poi con vari altri segni suoi, insomma, io non parlo, da, come sapete, da credente, parlo proprio così, da persona che osserva e vive questo, che cerca di vivere questo tempo, e compie un gesto enorme, 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 che non c'è da stupirsi se non può avere effetti immediatissimi, perché ci sono dei tempi nel qui e ora, sintetizzati nel qui e ora, che sono lunghissimi. Quello che possiamo sperare è che stia forse iniziando qualcosa, ma chi lo sa. Ma dobbiamo pensarci come se fossimo in un attimo nel quale sta nascendo forse qualcosa, forse no, ma molto, non, comunque è sfidato a nascere qualcosa che è latente da tempo, chissà se nascerà davvero, ma forse dovrà costantemente rinascere, più probabilmente, e che deve avere questa dimensione. Misurarci ovviamente con le cose più immediate, la Presidenza della Repubblica è fondamentale, non sto sfuggendo a tutto il resto, però è con questa sensazione di un qualcosa di molto profondo. Il mio richiamato maestro Gregory Bateson diceva che ogni essere vivente, non solo gli umani, che ogni essere vivente in ogni attimo, traduco così un saggio complicatissimo, ma cerco di dirlo in modo più immediato possibile, ogni essere vivente in ogni attimo, siccome è costantemente in crisi, non è, sono parole mie, non sto citando testualmente, traduco a modo mio, costantemente in crisi, attimo per attimo, e io chiesi, ma che adesso cosa faccio, no? Ovviamente, per modo di dire, ma è come se fosse, e ci possono essere livelli di apprendimento diversi che sono sempre in atto, Bateson dice almeno tre livelli, ma adesso non stiamo a fare troppo, andare troppo nell'analitico. In ogni attimo si può cambiare, per lo più cerchiamo di cambiare l'aspetto più superficiale, di adattarci per continuare a stare dove stiamo. E poi, se proprio le cose sono più complicate, cambiamo un livello un pochino più profondo, cominciamo a dire, ma insomma, adesso in che mondo siamo? Cominciamo a chiedere. Poi c'è un livello più profondo, che è quello che tocca il piano del rapporto fra il senso e il non senso, che è quello che stiamo toccando profondamente nel nostro tempo.
Io ho usato, Franco, lo ringrazio di aver richiamato questo mio stranissimo, boh, stranissimo lo so, questo scritto sulle case di comunità, no? Su queste 1288 case della comunità che il PNRR finanzia e non se ne sta discutendo come se fosse una enorme opportunità nazionale, ma ne parla, se ne parla così qua. L'ho iniziato usando la parola, si chiama in un tempo apocalittico, no? La parola apocalittico è una parola che non piace in genere, perché è scambiata per dire menagramo, no? Sei apocalittico, mi dicono da molto tempo, non da oggi, ma non credo che sia il problema del menagramo. Il problema è che l'apocalisse intanto vuol dire rivelazione, no? Una rivelazione, cioè un tempo in cui diventano visibili cose ultime. Questo è l'apocalisse. Poi dice le ultime, insomma, viene anche l'angoscia, ma però diventano percepibili. E non è forse vero che in questo tempo, che livello, chiamiamolo, lo chiamiamo il livello 3, ma su questo non entriamo ovviamente, non è forse vero che sono due anni che ci diciamo ma che senso ha tutto quello che accade? Siamo nell'assurdo, ma ce lo diciamo tutti i giorni, eh? Almeno a me capita spessissimo, si parla con amici, no? Dice ma come stai, ma sto avendo fatto questo, il tampone che non è, ma che è veramente assurdo, ma prendiamolo sul serio, è così davvero, perché ce lo diciamo come se ci dicessimo anche, no? Sì, poi però domani vedrete che, ma domani che intanto è l'oggi che tocca vivere ed è l'oggi nel quale possiamo anche vivere anche gli aspetti di gioia, non soltanto quelli terribili, perché comunque il tempo è qui e ora per qualsiasi nostra emozione, no? Non è che adesso qui dove domani, questo in via semmai il modo tipico di pensare che era di quella generazione di Sergio con cui cerco di fare i conti, i sacrifici che si fanno oggi per far vivere meglio i figli domani, che finisce per non farti vivere il tempo in cui vivi e a non far vivere anche le concrete, reali fraternità intanto viventi. Ecco, noi il termine apocalittico ci rinvia esattamente a questa percezione che c'è un qualcosa che ormai è profondamente vicino al confine fra senso e non senso. E lo stiamo vivendo quotidianamente. Io credo che se su questo riusciamo a stare e a non fuggire in tanti modi, ce ne sono tanti di modi, tutti quanti ne cerchiamo, io credo che questo sia, potrebbe diventare una opportunità. E il fatto che, tutto sommato, molto misterioso, che l'enciclica Fratelli Tutti sia comparsa in piena pandemia, è qualcosa che colpisce profondamente. Tutti ricorderemo, per me almeno è stata un'immagine che mi ha colpito molto, il Papa da solo quel giorno, no? Con parole anche angosciose, da solo in piazza San Pietro, bianco, ovviamente c'era ovviamente una coreografia pensata, mi confesso, eh? Cioè, che va lì e qui per caso c'è una televisione, che ne so, una telecamera. E, beh, è un segno enorme. E l'enciclica stava, cioè, era scritta prima, si era cominciata a scriverla prima. E arriva in quel tempo. Anzi, c'è un episodio che voglio richiamare, che mi fa piacere richiamare, a proposito di quello che diceva Vanna, che osservava
come è bello l'ultimo degli scritti nel libro Laboratorio Fraternità. Matteo Truffelli, che è l'autore, era allora, quando ha scritto quel testo, era ancora il presidente nazionale dell'Azione Cattolica. Ma Matteo Truffelli è anche un amico, anche se c'erano più di 20 anni di distanza come età, perché era anche compagno di banco del mio primogenito, alle medie. Giocavano anche a pallone insieme, tutto un mondo. E il librino di Edgar Morin, intitolato La fraternità, virgola, perché, punto interrogativo, che è il vero titolo, il perché, a cui io ho scritto la postfazione, un librino che è nato nel corridoio del mio dipartimento, perché Matteo Truffelli ha lo studio di fronte al mio, ex mio in realtà, perché ormai sono in pensione, ma continuo, ci sono stati per tanti anni che lo considero ancora mio, poi insomma insegno qualche cosina ancora. Che mi è arrivato un giorno da Morin, mi è arrivato il librino del dipartimento, apro il pacchetto, lo trovo, non sapevo che lo stesse scrivendo, in realtà poi è una conferenza probabilmente trascritta da altri, secondo me, perché ci sono delle... Ma comunque, insomma, è una bella cosa buttata lì, molto, anche molto fresca. Lo faccio vedere a Matteo, perché era dall'altra parte. Guarda cosa mi è arrivato. E lui sapeva che io mi ero occupato da molto tempo dei temi del tema della fraternità, in parte almeno facendomi, non solo, ma vediamo. E lui dice, facciamolo tradurre. Lui era dalla casa editrice Ave, in cui lui aveva una certa... E dice, troviamo una prefazione, tu fai, poi la prefazione l'ha fatta Don Ciotti, tu fai una postazione, è nato così come in famiglia, no? Questa che è stata una cosa molto carina. E, perché? Dice, perché il Papa sta scrivendo un'enciclica sulla fraternità. Eravamo nel 2019, pensate le cose come lui ha anche collaborato variamente, ovviamente. L'idea della struttura di Coidale, che è bellissima, dell'enciclica, è un'idea che è matura dentro tutto un mondo anche, ma guardate, è una struttura quella nuova per un'enciclica che c'era già nella Fratelli Tutti, nella Laudato Si, insolita, perché in genere la struttura delle encicliche che fanno parte del cristianesimo che dicevo prima, più istituzionalista, somigliano alle relazioni, non a caso, dei partiti comunisti dell'Alleanza Internazionale, dove si partiva, perché questi si ispiravano, secondo me, a quella, in più o meno consciamente, a questa tradizione, dall'alto e poi a scendere, no? Fino alla... L'idea elicoidale, che prende dentro l'interno e l'esterno, per riprendere la cosa di Bateson, quello diceva molto bene Vanna, è un'idea che c'era già la Laudato Si, è pensata e scritta, perché è una cosa nella forma diversa dalle encicliche, che è un aspetto, per certi aspetti, non dico più importante del contenuto, perché due cose ovviamente, però andare accanto alla forma e andare accanto alle liturgie, andare accanto alle liturgie, andare accanto alle emozioni, alla dimensione più profonda della scrittura, no? Quindi quel librino era nato in quel modo molto, molto interessante, molto nel piccolo, proprio come quasi nella cucina di casa mentre prendi il caffè, no? Qualcosa che viene fuori questa... E dopo ho saputo lì che il Papa stava scrivendo questa cosa, che voleva dedicare il resto, diciamo, il centro della sua azione da allora in avanti a quel tema, no? Come di fatto poi ha fatto con le altre confessioni religiose, come ha fatto
andando a Lesbo, tutta una serie di disegni che sono molto, ma anche da prima, sono molto concretamente fraternitari. Quindi noi siamo in un tempo nel quale contemporaneamente c'è questa angoscia costante, continua, che dura da tempo, che ci impone di, che rende visibili anche le cose più essenziali in fondo, e ci dà anche forse delle opportunità. Opportunità che possiamo cogliere soltanto, o anche perlomeno, ecco, se ci incontriamo, se ci scambiamo le nostre emozioni, esperienze, pensieri, in quelle, Gamorin ha parlato, usato questa metafora delle oasi di fraternità, no? Che sono cose molto concrete, anche, fa gli esempi anche di cooperative, azioni, insomma, no? Anche molto, anche economiche, anche di varia natura, e che però danno questa idea, la parola oasi, dall'idea della sosta, no? Che non è una sosta però per così, per passatempo, ecco. È una sosta nella quale ci si sosta, ci si incontra e si, per ripartire, no? Ma dove accade qualche cosa, dove si auspica che qualcosa accade, si cerca di farlo accadere, di valorizzare fortissimamente il presente, di fare del presente una dimensione densa, non quel presentismo consumistico frettoloso che tende a essere fortemente maggioritario, ma rispetto al quale l'alternativa non è fuggire e dire dunque adesso aspettiamo perché domani stanno accadendo cose molto importanti. E penso che questo sia un aspetto profondamente legato, chiamiamolo per semplificare, molto, molto francescano, nel senso di San Francesco. Il Cantico delle Creature, l'ho anche scritto nella postfazione, quel librino di Pierre Morin sulla fraternità, il Cantico delle Creature è rivolto al qui e ora, non a dire ah come sarà bene, come sarà bello il domani. È qui e ora, il cantico di tutto ciò che è, in un certo senso, così com'è, ma non per conservatorismo, ma per cogliere in quel che siamo e stiamo facendo la possibilità, diciamo, tra virgolette o no, diciamo, di una redenzione, non necessariamente, senza necessariamente separare dualisticamente immanenza e trascendenza, come nella grande tradizione occidentale per lo più si è fatto, no? Dico solo una cosa, poi mi fermo perché vorrei considerarla come risposta a una prima domanda. Ho citato Illich, Ivan Illich, che è un personaggio molto strano, di molto spesso, cioè, richiamato, difficile da trattare per la sua riflessione. Lui diceva una cosa, e su questa chiudo questa risposta alle vostre provocazioni, e lo dice, ricordo tutti, Illich era profondamente cristiano, non sto parlando di un ateo, diceva il cristianesimo, cioè la modernità, diciamo, poi però cristianesimo ci torniamo magari ancora, ma insomma, la modernità di fatto che cosa ha fatto rispetto alla parola fraternità? Dico un po', lui non usa più la parola fraternità, ma insomma traduco io. Ha istituzionalizzato l'amore per il prossimo. Ma dice questo che comincia con Costantino, E lui cita, in quell'intervista, cita San Giovanni Crisostomo, che già allora
quando i romani, cristianizzandosi, quindi mettendo le basi della modernità, istituirono le sinodochie, le case di accoglienza, no? Per i bisognosi, le vedove, gli orfani, ci si erano cristianizzati, ma contemporaneamente era lo Stato, no? che ci pensava lui ai bisogni, ai bisognosi. Ma della forma, parte una forma potentissima allora, eh? Non è ancora l'era degli stati moderni che nasceva con il 600, non è ancora l'era del welfare che nasce con il 900, ma c'è un qualcosa che ha questa lunga temporalità. C'è una dimensione istituzionale definita, quella che poi diventa definibile attraverso le leggi, come diceva Vanna prima, no? Che, come dire, alla fraternità ci pensano loro. La parola solidarietà molto spesso è declinata in questi termini, anche la parola solidarietà. C'è una dimensione ampia che, sì, a me mi implica, però fino a un certo punto, no? E diceva, e questa è l'istituzionalizzazione, diceva Illich, dell'amore per il prossimo. E diceva una cosa molto strana in quella stessa, uno scritto degli ultimi tempi della sua vita. Dice, una volta un vescovo mi disse che dovevo partire per un viaggio, andare in Africa, e mi disse, incontrerai molti fratelli. E lui risponde, perché molti? Dice, forse ne incontrerò pochi. Provocatoriamente, no, in che senso? Beh, questo è il punto, perché la fraternità è una questione di viscere, lui dice una questione di trippe, viene tradotto in italiano il termine, no? Che poi, diciamo, i teologi sanno che in ebraico la parola misericordia ha a che fare con le viscere, quindi che è una dimensione che rimanda anche poi alla viscera del materno, quindi una dimensione che forse i maschi fanno più fatica a capire, ma voi maschi, noi maschi invece chi lo sa. Intendeva dire questo, cioè se nella dimensione fraterna non c'è la sensazione, cioè c'è una dimensione affettiva, si chiama la fraternità, sì, però insomma non è quello il punto. E io credo che, e chiudo davvero, che mai come in questo nostro tempo, a un qualche livello delle viscere, ci siamo sentiti un po' tutti e tutte, dentro tutti e dentro tutte, in quel guardare costantemente, insistentemente, forse ancora più nel primo tempo, nel primo trauma, diciamo. I dati in televisione, noi sapevamo che sentivamo, senza bisogno di pensarci, perché le viscere hanno un grado di intelligenza per certi aspetti superiore, sentivamo che tutti stavano facendo questo, che tanti, tantissimi stavano. Noi eravamo negli altri, e sapevamo che gli altri sapevano che noi sapevamo più con il senso del sapore che del sapere, diciamo, o di un sapere che è un sapore, un qualcosa di non dicibile in parole. Ma perché siamo ormai dentro un tempo nel quale improvvisamente, con internet e tutto il resto, l'attimo è diventato una dimensione contemporaneamente soggettiva e collettiva, e senza che ce ne siamo accorti, diciamo, con le facoltà superiori, ma non possiamo non accorgercene a tutti gli altri livelli. E le reazioni di tipo i muri che abbiamo non costruito, che abbiamo ingrandito o alzato o ingrossato, perché era cominciato già prima, vengono da una paura che ci viene dalla percezione che siamo
in questa dimensione fortissimamente condivisa e non sappiamo bene come starci dentro. C'è un aspetto, non vorrei non essere equivocato in questo, ma c'è un aspetto che è comprensibile in questa tentazione di chiudersi proprio nello stesso momento in cui quello che sta accadendo è un aprirsi, è un cadere di confini, come non è mai accaduto prima nella storia umana. Io quando insisto, come sapete ogni tanto, per esagerare un po', dico, noi abbiamo 200.000 anni come esseri umani, non è mai accaduto prima che fossimo in tutti, e diventati nel frattempo miliardi, in questa condizione in cui non possiamo non sentirci. E questo è complicato, difficile, quindi è anche molto comprensibile che questo dia una grande paura. Tutto il mondo entra in noi, noi che entriamo in tutto il mondo ci entra in casa, che chissà cosa vuol dire casa, ma... E però contemporaneamente qui siamo, e forse è tutto il tema della fraternità è attualissimo, perché tutti capiamo che è immediato, che la questione è quella, no? L'alternativa è la violenza, la guerra di tutti contro tutti, richiamata. C'è una frase nell'enciclica Fratelli Tutti che dice più o meno esattamente questo. Quello che rischiamo, ci siamo già dentro in larga misura, è la guerra di tutti contro tutti. La fraternità non è un valore alternativo, come dire, preferisci quello. No, è una sorta di destino ineluttabile se vogliamo far fronte al fatto che la guerra di tutti contro tutti è già vigorosamente in atto, ma è soltanto nel grande pericolo che nasce l'opportunità, e non viene da un desiderio pio, viene dal desiderio di vivere meglio lì dove il pericolo è maggiore. Come sempre, chiacchierò sempre troppo, ma lanciatemi. Bene. Oggetti non potete lanciarmeli, purtroppo.